grazie per la presenza, un grazie ai nostri relatori che dopo vi presento, e chiaramente grazie anche ai rappresentanti degli altri ordini professionali che sono in sala, e un grazie anche ai colleghi delle altre province che sono presenti in sala. Passo la parola innanzitutto al Presidente Prevede per i saluti e al Segretario dei Perita Agrari Noviello, dopodiché interverranno il collega Santosuosso, l'ingegnere Adamo e Elia per quanto riguarda la problematica dei fabbricati rurali. Dopodiché lasceremo l'ultima mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi dopo il mezzogiorno, per le domande e i quesiti. Va bene? Grazie. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, sempre numerosa. Ovviamente vi associo anche io al ringraziamento per la votazione casse che ci avete fatto una bella figura anche nei confronti degli altri colleghi. Niente, io ringrazio Tonino per questa giornata con lui, l'ingegnere Adamo e l'ingegnere Via e l'assistente Lucci, non sapevo della sua presenza. Non mi voglio dilungare perché già è un poco tardi e quindi passo la parola al segretario dei Peritesi. Grazie. Buongiorno a tutti, qualche saluto pure da parte del Presidente Capozzi che stamattina è impegnato a Collina Liguorini perché c'era un altro impegno riguardo ai PSR, quindi non è potuto venire. Qualche saluto da parte sua, ringrazio tutti quanti per la presenza dei colleghi. Passo la parola ai colleghi dell'Agenzia del Territorio. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie della presenza a tutti quanti voi. Io non mi posso esimere però da salutare alcuni colleghi, non solo, e da ringraziare, me lo consentirà Enzo perché è d'obbligo, i ringraziamenti a tutti quanti voi per la presenza ovviamente, in particolare ai colleghi della Commissione Catastro che hanno insieme a me voluto questa mattinata, non si sente? Che hanno voluto insieme a me questa mattinata, dicevo, tutti i colleghi della Commissione Catastro che come sapete è ampliata ai rappresentanti degli altri ordini, quindi il collega Noviello ha appena parlato e ringrazio il Collegio dei Periti Agrari, mi ha posto i saluti anche del Collegio, dell'Ordine degli Agronomi che purtroppo era impegnato in altre situazioni di PSR e quindi non è presente, ma comunque è partecipe a questa manifestazione. Come sapete l'Ordine degli Architetti è presente nella commissione, manca il tassello degli ingegneri che ancora non hanno designato il loro rappresentante, però contiamo insomma di avere sempre questa formazione intorno a noi. Ovviamente ringrazio Enzo per la collaborazione, la commissione Corsi che ha lavorato anche per questa manifestazione. Saluti calorosi agli amici dei collegi di Benevento, il vicepresidente Claudio Rosato che è qui, oltre a essere un collega e un amico, ormai lo condividiamo da sempre, da qualche anno, tante avventure. Il neo presidente di Caserta, Anilio Della Valle, insieme al vicepresidente Oreste. A cui devo fare oltre ai saluti e gli auguri di bocca al lupo, di buon lavoro, insomma so che la cosa non è semplice in questo momento particolare, quindi a te l'incoraggiamento da parte nostra, se ti tieni in qualche modo possiamo esserti utili, noi siamo sempre come dire al tuo fianco da questo punto di vista. Ovviamente devo ringraziare l'Agenzia delle entrate, io sono rimasto a volte, dico sempre ancora, Agenzia del Territorio. Agenzia del Territorio, me lo consentirete, ma è così. È così. Con grande rammarico, io come sapete faccio parte e sono come dire,
ho questo privilegio, grazie al Collegio di Avellino, grazie ai colleghi campani, sono rappresentante della Commissione Nazionale Catastro, grazie a tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. E tutta Italia, caro ingegnere Adamo, caro ingegnere Lia, tutta Italia, tutti i giovani d'Italia, ma tutti i professionisti d'Italia, hanno problemi in questo momento di rapporti. I rapporti purtroppo che erano privilegiati da parte nostra con l'Agenzia del Territorio si sono interrotti. Si sono interrotti perché purtroppo la visione dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate è totalmente diversa. Dobbiamo dirlo, io lo dico qua senza avere timori di poter essere, come dire, edarguito da qualcuno, ma perché è così? Per organizzare oggi, vi faccio un esempio giusto per, come dire, per separare e per poi iniziare il discorso, per organizzare questa cosa di oggi ho dovuto fare domande alla direzione nazionale, alla direzione regionale, eccetera, quando noi avevamo un rapporto, come dire, frequente di tutti i giorni e la commissione Catastro si arricchiva della presenza, quella provinciale, ma così come anche in tutte le altre realtà provinciali, si arricchiva della presenza dell'ingegneria che era sempre presente e a volte anche dell'ingegnere d'Amo, non con quella frequenza perché aveva altri tipi di incarichi, però c'era. E il direttore era presente lì fisicamente, quindi il colloquio era quotidiano sui problemi che ci sono. Ovviamente diciamo che adesso le problematiche sono notevolmente diminuite, e questo è vero, non ce lo possiamo nascondere. Diminuite le problematiche, insomma, rispetto alle file interminabili, rispetto a tutta una serie di cose, insomma, voglio dire, di acqua sotto i ponti ne è passata, quindi voglio dire, insomma, la verità è questa. Però adesso risentiamo di alcuni rapporti che sono venuti, come dire, un po' a mancare. Il confronto che fa sempre crescere tutti in qualche modo, quindi credo che questa cosa la dobbiamo recuperare, la dobbiamo recuperare noi, e questa è l'azione che vorremmo fare sul Consiglio nazionale affinché possa, come dire, far capire ai dirigenti provenienti dalle entrate, torno a ripetere, che noi professionisti tecnici siamo una cosa un po' più diversa dai commercialisti, non me ne vogliono i commercialisti, in carità, ai dottori, gli esperti contabili, anzi, però loro hanno questa mente di rapportarsi solo con loro, e purtroppo è così, e dobbiamo cercare in qualche modo di recuperare l'ambito. Non è solo nostro, della Campania, stavo dicendo il presidente. Non lo so se è della Campania, la direzione nazionale. Però io dico, ho avuto l'esperienza di fare questa prima commissione centrale, una sola incontro abbiamo fatto. Devo dire che i pareri erano unanimi dappertutto, insomma, da Milano alla Sicilia, a Palermo, per fare un esempio, insomma, l'Italia è lunga e stretta, ma è così. Quindi voglio dire, insomma, questo è un rapporto che dovremmo comunque in qualche modo far sì che noi giovani dobbiamo recuperare in qualche maniera. Detto questo, già vi ho annoiato probabilmente, passiamo un po' a quello che è la materia di fabbricati rurali, che devono passare al, come dice il titolo, al canastro edilizio urbano. Come sapete, questa è una storia nata nel 2012, mi correggerete se sto sbagliando, nel 2012 con gli eventi dei fabbricati rurali, dei fabbricati fantasma, e quindi da lì è partita questa azione. Oggi pare che si vuole concentrare, l'agenzia voglia concentrare l'azione su sui fabbricati rurali. Ovviamente non si trascurano, per quello che sono le mie, come dire, le mie conoscenze, che non si trascurano ancora i fabbricati fantasma, c'è ancora, insomma, qualche cosa da mettere a posto su queste cose, e sui fabbricati rurali di categoria 6, che pure ci sono. Lì però il discorso è un attimino diverso, perché probabilmente sono i comuni che devono un attimino occuparsi di questa storia. Parlo degli A6. Per capirci, i comuni. Noi, come, faccio un piccolo inciso, come Comune di Ariano ci siamo attivati in qualche maniera, perché abbiamo fatto dei manifesti, abbiamo fatto già degli incontri su questa specifica materia, e ovviamente poi si dovrebbe, come dire, all'articolo 336 mi pare che c'è il fatto della notifica ai singoli proprietari, ai singoli titolari dei diritti reali. E lì, insomma, dobbiamo un attimino capire come intervenire. Fermo restando che voi sapete che oggi si torna a parlare di riforma del catasto,
è odierna la cosa, insomma, di qualche giorno, insomma, pare che in questa manovrina che si dovrebbe fare per mettere a posto i conti ci sia inserita anche il catasto, la riforma del catasto. C'è una diatriba tra chi la vuole e chi non la vuole, eccetera. Noi sappiamo che la riforma del catasto è ovviamente una riforma che ha degli aspetti positivi rispetto al classamento, cioè quelli dei metri quadrati, sport ai vani, eccetera, però con una notevole crescita del lato negativo dei valori e delle rendite, che potrebbero far diventare ovviamente tutte le tassazioni. Per chi ha una sola casa al momento la cosa può interessare o no, però come sapete le cose possono cambiare dalla sera alla mattina, e quindi si potremmo trovare comunque poi col pagamento anche di tasse anche sulla prima casa, caro Raffaele. Quindi voglio dire, insomma, dobbiamo stare attenti. Noi so che per quanto riguarda ci dovranno formare queste commissioni censuali, che in parte sono state formate, manca la parte pubblica, da quello che sono le mie notizie che ho avuto, quindi voglio dire, insomma, anche questo è un fatto che ci interessa molto da vicino, perché poi i colleghi che saranno chiamati a far parte di queste commissioni censuali provinciali e centrali ovviamente devono avere contezza di ciò che si va ad approvare. Fatto questo giro, passiamo a quello, non so se mi devo, se passo dall'altra parte probabilmente. Va bene. Ci sente? Allora, vai avanti, grazie, ottimo collaboratore Pucci. Vabbè, tutto nasce dalla normativa, quello che prevede, l'ho detto già prima, poi decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 13, comma 14, termine disposizione urgente per la crescita, l'equità e il conseguente dei conti pubblici, che prevede. Comma 14, termine fabbricati rurali iscritti nel catasto dei beni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventarizzazione, nel senso dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze, numero 2 gennaio 98, numero 28, devono essere dichiarati al catasto di edilizia urbana entro il 30 novembre, ecco dove dicevo prima del 2012, ingegnere Vinos, giusto? 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze 19, e quelle che sappiamo, insomma, le modalità che tutti sappiamo, ma non è che vi devo dire le cose che si devono fare. Andiamo avanti. Qualora i fabbricati rurali non siano stati dichiarati nei termini previsti dall'articolo 13,14,30 entro il 30 novembre 2012, e qui dobbiamo fare un inciso perché era stato prodotto in elenco, che è ancora consultabile sul sito, giusto? Chi faceva parte doveva entro il 30 novembre fare questa azione. Quindi, dopodiché, si applicano le sanzioni richiamate dal comma 14. Quater, tenendo conto delle modifiche in precedenza introdotte all'articolo 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero da 1032 euro a 8264. Numeri veramente. In caso di ottenere da parte del soggetto privato, si applica, poi ovviamente queste sanzioni rispetto a alcuni articoli che vedremo dopo. Vedi un po', vai. Questo è quello che dicevo prima, articolo 1, comma 336, i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritto reale sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento. La richiesta contenente gli elementi constatati dai quali, qualora accertare la data a cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, è motivata ai soggetti interessati. Notificata. E comunicata con gli estremi di quella notificazione che sappiamo. Se i soggetti interessati non ottengono la richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato all'iscrizione in catasto dell'immobile. Ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate
notificando le istanze del trattamento e relativa vendita. Si applicano le sanzioni previste di cui le violazioni che abbiamo già detto. Vai. Se il Comune non ha avviato un procedimento ex comma 336, l'agenzia pianifica e avvia le attività previste dalla legge 24 dicembre 2007 numero 290, legge finanziaria, perché tutte queste cose ovviamente, come sappiamo, ogni finanziaria, adesso non si chiama neanche più legge finanziaria, cambiato pure il nome, ma i fatti poi sono sempre quelli, si chiama documento di programmazione finanziaria, poi l'hanno ricambiato anche legge di bilancio, insomma, voglio dire, si cambiano i nomi, ma poi in definitiva le ottemperanze sono sempre le stesse. Quindi, fatto salvo quando visto al comune dell'articolo 1, la legge generale, gli uffici provinciali del territorio, qualora rilevano la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi non ottengono entro il termine di 90 giorni, la legge da soggetti, gli uffici dell'agenzia del territorio, qui si parla di agenzia del territorio perché all'epoca così si chiamava, anche se ho detto prima che a me piace di più questo termine, non lo so perché, perché mi fa sentire il catasto. L'agenzia delle entrate mi fa sentire le tasse. E siccome io tra l'altro ho la fortuna di avere lo studio molto vicino, ubicato nello stesso stabile, siccome sono stato anche vittima di alcuni. Lasciamo stare perché è meglio, perché sennò mi vengono i brividi. Adesso ci sarà una sintesi, catasse. È vero, purtroppo è vero. Perché poi alla fine se si sta facendo questa, come dire, si stringe sempre di più perché si vuole fare cassa, ovviamente. Certo. Questa poi è la realtà. Io sono in commissione con gli amici che sono qui presenti, insomma, tutti quanti sanno che insomma, alla fine. Il discorso qual è? Si vuole fare cassa, che è anche normale per certi aspetti, ma insomma voglio dire, quelle situazioni sono sempre molto più disastrose, insomma, perché il paese veramente credo che stia vivendo momenti di crisi molto molto. Andiamo avanti. Con circolare numero 4 del 2016, protocollo 15, il Consiglio Nazionale Geometri, quel CNG e GL, non è una sigla di qualche sindacato, ma il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con circolare 4.11 del protocollo, spediva a tutti i presidenti dei collegi d'Italia, chiedeva agli stessi di dare la più ampia diffusione ai propri iscritti della predetta circolare per il beneficio dell'istituto del reperimento operoso, e qui veniamo in quello che ci dobbiamo dire stamattina. Che riduceva l'importo compreso, quello che ho detto prima, se vi ricordate nella slide precedente c'era questa range di sanzione tra 1.032 e 8.622, a un importo di 172 euro, pari a un sesto del minimo, qualora i proprietari procedano alle iscrizioni al catasto di edizione prima che si attivasse l'agenzia delle entrate, e qui abbiamo cambiato, non è più l'agenzia del territorio, ma l'agenzia delle entrate. Gli immobili rurali quali sono? Gli immobili sono censiti a carattere con le seguenti destinazioni. Poi qui l'ufficio ci dirà successivamente, probabilmente negli interventi che seguiranno, lo screening che sta facendo, le eventuali credo azioni già in questa maniera. Codice 278, fabbricato promiscuo, 279 fabbricato rurale classico, 281 fabbricato diviso in subalterni, 284 fabbricato rurale diviso in subalterni. Porzione da accettare di fabbricato rurale, poi 287 porzione di fabbricato rurale, 288 porzione di fabbricato promiscuo. Questi sono i codici che sono oggetto, almeno dovrebbero essere questi i codici. Al fine di disporre informazioni attendibili, nel luglio 2015 è avviato un'indagine finalizzata ad allineare i dati presenti nel banco dati censuali alla realtà territoriale. In particolare si sono analizzati in alcuni comuni, campioni di ogni provincia, le unità immobiliari censite al catasto territoriale con destinazione rurale. L'esito della sperimentazione ha rivelato che gli immobili rurali da censire al CEU mediamente ammontano a circa il 40% del totale delle unità immobiliari. Quindi non stiamo parlando di
poche cose, Claudio. Ani, non stiamo parlando di poche cose. Quindi, se noi poi siamo anche dirigenti di categoria in qualche cosa, dobbiamo pensare anche al reddito di tutti quanti i colleghi, quindi probabilmente un po' una parte, come dire, di positiva di tutto questo ci interessa in maniera principale, perché dovremmo comunque fare delle attività. E io dico sempre che sicuramente nell'elenco dei fabbricati in provincia di Avellino credo che ce ne siano un numero abbastanza considerevole, 50.000, credo che ci siano ancora fabbricati che sono già stati demoliti, eccetera. Ma anche lì ci sono le vasche, ci sono le aree che sono calcolate con 279. Questo è tutto vero, per carità, insomma, chi fa un po' di lavoro catastale se ne rende conto. Però anche lì, ingegneria, anche lì dobbiamo fare qualche variazione. E nell'interesse, parlo in questo momento, mi riduco come cosa, ma nell'interesse spicciolo dei colleghi, insomma, una variazione di docte quantomeno la dobbiamo fare. Quindi, insomma, cliente quando viene in studio, più o meno, insomma, sempre ci fa piacere. Lo salutiamo sempre con piacere, insomma. Allora, gli uffici dell'Agenzia stanno controllando circa 1,8 milioni di immobili rurali residui, ancora cessi delle banche là, per verificare se gli stessi presentano autonomia funzionale e ritrovati. Se i dati della sperimentazione verranno confermati, saranno individuati circa 720.000 immobili che presentano tali condizioni e pertanto devono essere accatastati al CEU. Andiamo avanti. Nei casi previsti, l'Agenzia attiva le procedure per la presentazione degli atti di aggiornamento al fine di allineare gli atti del catasto con lo stato di fatto. Tali procedure riguarderanno accatastamento al catasto dei fabbricati rurali censiti al catasto del PIL, aggiornamento delle particelle censite al catasto del PIL con destinazione rurale, ma che hanno variato la destinazione, ad esempio per demolizione, è quello che ho detto poc'anzi. Se l'Agenzia riscontra per l'immobile l'obbligo della dichiarazione al CEU, l'immobile che ha autonomia funzionale territoriale, non è l'immobile che non è stato già interessato a una richiesta da parte del Comune, ai sensi dell'articolo che abbiamo detto prima, entro il 2017 applica le sanzioni previste dall'articolo 2,12 del decreto legislativo 23/2000 per il mancato ritardo al catastale. Inoltre, attiva le procedure previste dall'articolo 1,227 della legge 244 del 2007, che già abbiamo visto, richiedendo ai soggetti interessati che entro 90 giorni provvedano alla regolarizzazione degli immobili. In caso di inadempienza pone in essere gli adempimenti sostitutivi che la legge attribuisce all'ufficio, e sono quelli che abbiamo visto anche con il fabbricato fantasma, no? Insomma, tutti quanti lo sappiamo come per finire, qualcuno sta arrivando adesso, arrivano certe sfogliatelle, quindi complimenti, insomma. Sono una qualità. Trascorsi 90 giorni la notifica dei soggetti interessati alla richiesta degli altri immobili, dell'immobile viene posta la notazione per immobili. Sono state avviate le procedure previste dall'articolo 1, quindi come classico che abbiamo già visto prima. Vai avanti, direttore. Già fatto? Allora, se l'Agenzia riscontra che l'immobile non esiste l'obbligo della dichiarazione al catasto, nel caso in cui si verifichino presupposti previsti per l'individuazione del bene immobiliare, si procede nella variazione d'ufficio della destinazione presente, e penso che questo poi ce ne dirà qualcosa l'ingegnere Adamo su questo. Intanto perché potrebbero andare a metterci il codice 280 fabbricato di lutto o il codice 271 area di fabbricato demolito, eventualmente se ne rendesse insomma contezza della cosa, ovvero quello che è più coerente con lo stato di fatto, ovviamente. In tale circostanza i titolari dei delitti reali hanno la facoltà di dichiarare detti cespiti al catasto di urbano, perché a quel punto ovviamente in categoria F2 in accordo a Beni, con le ipotesi in cui siano verificati entrambi i seguenti requisiti: unità immobiliare priva totalmente di copertura della relativa struttura portante o di tutti i solari, unità immobiliare demolita da muri che non abbiano altezza di un metro. E voglio dire, queste qua è perché qualcuno evidentemente ha anche l'interesse a portarle dall'altra parte, perché poi insomma parliamoci
chiaramente aver censito un fabbricato ci può dare dei diritti a livello urbanistico, giusto per chiarire, siccome poi io ogni tanto poi mi sento pure dall'altra parte, tornando Genova, siamo anche dall'altra parte, no? Dalla parte della politica, e ce ne rendiamo conto che a volte insomma queste scappatoie servono per poter, come dire, consentire ancora a qualcuno di realizzare qualche cosa. Questo, quello dico e quello nego. Andiamo avanti. Oh, se gli interessati cadastrali riscontrano delle incongruenze nei dati cadastrali, possono segnalarle all'Agenzia delle Entrate mediante uno specifico modello di segnalazione che tutti quanti sappiamo, insomma, lo abbiamo reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia. Modalità di coinvolgimento dei soggetti inadempienti. L'Agenzia delle Entrate provvederà entro il 2017, e queste sono notizie che ci hanno dato a livello centrale, prendetele per, come dire, per tutte, insomma. A notificare gli atti di contestazione e di erogazione delle sanzioni. Entro il 2018 a iscrivere al ruolo le somme accertate e non versare dai soggetti degli atti di contestazione. A partire dal 2018 ad attivare i procedimenti cosiddetti di surroga per l'aggiornamento degli atti cadastrali. Pare utile rammentare che i soggetti inadempienti hanno facoltà di usufruire del ravvedimento operoso, che è cosa buona e giusta. Vogliamo stare, siamo in tema pasquale, quindi voglio dire, ci sta bene, cosa buona e giusta, perché prima della notifica dell'atto di contestazione con la riduzione della sanzione fino a un sesto del minimo dal provvedimento operoso. Esempio 1, qua abbiamo il nostro Consiglio Nazionale ha elaborato degli esempi, giusto per dare contezza un po' a tutti quanti noi, anche se gli addetti ai lavori più o meno lo sanno, però rammentare è sempre bene. Sulla particella 2420 esiste un fabbricato già accensito a partita 1. La particella 2420 deriva dal precedente frazionamento di sul catasto terreni come qualità residua, fabbricato rurale, codice 279. Nel caso in cui non si verifichino i presupposti previsti dalla legislazione delle unità immobiliari, il tecnico professionista con l'ausilio della procedura DOCTE, quello che forse dicevo prima, provvede a dichiarare la qualità di cultura effettivamente praticata, ovvero la destinazione più appropriata, per esempio attribuendo il codice 280, fabbricato di rullo, o il codice 271, area di fabbricato di rullo, ovvero quello più coerente con lo stato di fatto. Mi sembra che l'abbiamo detto anche prima, qui lo riporta con un esempio ben preciso. Esempio numero 2. Un fabbricato rurale è stato censito al catasto del terreno con 3 subalterni rurali mediante la predisposizione del modello 6, i famosi modelli 6 che si utilizzavano qualche anno fa. La particella intera è censita con la destinazione del fabbricato rurale diviso in subalterni con il codice 281 e i 3 subalterni sono censiti con destinazione porzioni di fabbricato rurale col codice 287 in partita ordinaria. Qualora il tecnico professionista ottenga l'incarico, e questo già è cosa buona, da un solo committente a censire al catasto urbano, ad esempio il solo subuno, può sollecitare i titolari dei diritti reali che gravano sugli altri subalterni a procedere al catastamento, cosa che più o meno insomma noi facciamo. Nel caso in cui si provvede alla dichiarazione al catasto urbano del solo subuno, la particella verrà librata a partita speciale 1 e la stessa dovrà essere variata in fabbricato promiscuo con codice 279. I rimanenti subalterni rurali rimarranno a catastro con una nuova destinazione porzione rurale di fabbricato promiscuo codice 288 e i relativi intestatari saranno oggetto della comunicazione da parte dell'ufficio riportante l'invito ad accatastare e in caso di inosservanza saranno destinati dall'atto di contestazione riportante la sanzione per mancata dichiarazione al catastro. In ogni caso dovrà essere disposto l'elaborato planimetrico e nello stesso saranno possibilmente riportate le geometrie dei singoli subalterni, comprese le porzioni rimaste al catastro del bene. Qui c'è un esempio, insomma, che c'è così. Questo era più o meno quello che ci siamo detti a Roma nella prima seduta di commissione nazionale cadastro. Detto questo, ovviamente poi le domande ce le facciamo tutte quante dopo, faccio un piccolo excursus sulla
sulla successiva, sulla scrivania del telefono, caro Claudio, cari amici, cari Anello, perché esiste, saluto il professore Picariello che vede in sala, prima non l'ho salutato, se c'è rimane, ti chiedo scusa per... questa nuova attività che l'Agenzia delle Entrate sta facendo, questa software scrivania del territorio, che ci offre, come dire, tutti i software collezionati in un unico software, dove dovremmo procedere a questa nuova procedura. Ovviamente è una fase di sperimentazione molto embrionale, devo dire, e vi spiego perché. Noi della Commissione Cadastro, Claudio, nazionale, siamo stati individuati come sperimentatori. Ad oggi però Sogei, ahimè, insieme all'Agenzia delle Entrate, ancora non ci ha risolto il problema di noi utenti GeoWeb. Penso che qui dentro ce ne sono parecchi di utenti GeoWeb, o almeno insomma, una stragrande maggioranza ha aderito a questa nostra società di cui siamo partecipi come CNG, e quindi abbiamo notevole difficoltà, perché la scrivania si va a collegare invece solo su Sister, vuole il profilo Sister, vuole la A col punto, per esempio nel caso mio, chiedo lumi al mio collega di studio, che la A col punto come credenziale non ce la riconosce, insomma ci sono delle difficoltà ancora abbastanza importanti. Quindi inizieremo questa sperimentazione e io sono avuto l'onere o il privilegio, non lo so, di essere tra quelli che devono sperimentare, speriamo di sperimentare al meglio. Novità importanti in questo, ovviamente è una collezione di software che ci sta. L'unica cosa è che questo software a volte spesso si collega e va in... a volte lavoriamo in locale, a volte dovremmo perché ancora non l'ho verificato, dovremmo lavorare in rete, in internet. Una delle cose che è venuta fuori nella discussione, l'ho detto pure dalla commissione a Catasso, quindi i colleghi già lo sanno, i colleghi che fanno parte della commissione già lo sanno. Quando andiamo a classare, faccio l'esempio, andiamo a classare un fabbricato in una detta zona, via Fratelli Bisogni, qui metto la rendita e tutto il resto, lui si collega a internet e mi mette fuori tutti i classamenti, quel docte, però il docte è bloccato perché ti dice la qualità prevalente in quel comune di seminativo è la classe terza, tu a voglia che sbatti, devi mettere seminativo di terza, dico, faccio un esempio, e quella è. Qui più o meno la stessa cosa, ti accende le lampadine e ti dice guarda, la classe A2 di classe terza è la categoria prevalente in quella zona. E sono d'accordo fino a un certo punto, però non mi dice quante A3 ci sono nello stesso zona, mi dice che ci stanno 20 A2. Ma non mi dice se all'interno della stessa zona ci sono altrettante o di più A3 massimo. Quindi questa cosa secondo me è a vantaggio di chi deve fare cassa, ovviamente, no? Mi rendo conto insomma che c'è qualche problema. Ovviamente non ci allarmiamo perché siamo in una fase di sperimentazione e quindi voglio dire non so fino a che punto, quando sarà obbligatorio questa. Loro dicono che il 2018 dovrebbe essere obbligatorio, però se siamo ad aprile e aprile è quasi saltata, niente. Inizieremo a maggio a sperimentare, non credo che in 5-6 mesi riusciamo a mettere a fuoco tutte le problematiche che possono derivare da tutto questo. Quindi voglio dire, insomma, però di questo per cui ne volevo dare solo un accenno, e io sono a disposizione per recepire ulteriori cose, però è chiaro che adesso sarò io a iniziare a produrre qualche atto con questa tipologia, sperando che si sbloccano questa faccenda GeoWeb e potremo iniziare a discutere anche con l'ufficio, quindi mi vedrete un po' di più probabilmente dopo le scatole, come è stata sempre mia abitudine. Però devo dire, questo è quello che io tenevo da dirvi. Ho voluto
fare questa manifestazione, credo che sarebbe giusto farla in tutte le province. Dico la verità, io mi sono attivato sul gruppo che abbiamo di WhatsApp a livello regionale per poterlo far presente a voi presidenti. Io sono a vostra completa disposizione per quello che sono le mie piccole, come dire, competenze, però insomma sono a disposizione per eventuali cose. Dopodiché vi lascio, credo che vi avrebbe un po' annoiato su tutte queste cose, un po' sì, però purtroppo questo è il mio carattere. Dopodiché ci vediamo dopo per eventualmente, ci sentiamo dopo per eventualmente qualche chiarimento, qualche domanda che credo ci sarà. Ringrazio ancora i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate / Territorio per la loro presenza e spero che ci possano, come dire, delucidare su altri aspetti. Grazie ancora a tutti. Allora io innanzitutto porto i saluti del direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che voi sapete adesso che l'articolazione del, diciamo, degli uffici del territorio, dell'agenzia del territorio, dopo che c'è stata l'incorporazione con l'Agenzia delle Entrate, è un'articolazione interna a quella, alla direzione provinciale delle entrate. Per cui diciamo, siamo sottoposti gerarchicamente all'Agenzia delle Entrate, il nostro direttore e il direttore provinciale. Noi abbiamo, diciamo, è stata individuata per il nostro ufficio una figura di direzione. In questo momento questa figura di direzione diciamo, la svolgo io per delega del direttore provinciale, quindi non esiste un direttore diciamo, ancora ufficialmente nominato, sono io delegato il direttore provinciale delle direzioni provinciali, del direttore di Fano. Quindi porto i suoi saluti. Io è un'occasione importante questa del confronto con le categorie professionali, è un'occasione importante per dirvi innanzitutto che cosa stiamo facendo noi, qual è il nostro lavoro relativamente ai fabbricati rurali. Quindi diciamo, abbiamo concordato con l'ingegneria che è il capo di parte Babà Manghetati, quindi si occupa specificamente di questa materia. Abbiamo concordato, diciamo, una suddivisione in qualche modo di argomenti. Io farò il quadro della situazione. Qual è la situazione generale? L'ingegnere sarà entrato più nello specifico degli argomenti, in qualche modo ricalcando quello che è stato l'intervento del giorno del Fondo Scorso. Allora, che sta succedendo diciamo, all'interno del nostro ufficio? Sta succedendo che tutto quello che è stato avviato negli anni 2011-2012 sta arrivando adesso a una certa conclusione. L'abbiamo visto l'anno scorso con i fabbricati mai dichiarati, giustamente il giovane della Sant'Ussusso ha fatto riferimento agli avvisi di accertamento che stanno arrivando e arriveranno, tra l'altro, arriveranno in termini anche di sanzioni adesso più che di avvisi di accertamento, perché in qualche modo si è andata a completare quella che era la questione dei fabbricati mai dichiarati, perché c'era stato l'avvio diciamo in maniera massiva con il censimento di tutti i fabbricati che andavano in presunto. Adesso diciamo, si è fatto in qualche modo una sintesi, si è andato a vedere un bilancio di quello che era successo tra quello che si era proposto e quello che era rientrato e si è visto quello che ancora non è entrato, e vi dico questo perché è la stessa cosa che sta succedendo nei fabbricati. Si è visto con quello che praticamente non è rientrato e quindi si è andato a fare uno screening specifico su tutto quello che non è rientrato. Abbiamo lavorato molto su questo, quindi voi vedete la parte, diciamo così, tra virgolette un po' antipatica per il contribuente, che sarebbero i famosi avvisi di accertamento, e adesso cominceranno ad affluire la parte ancora più antipatica, che sono le sanzioni per omessa dichiarazione e le sanzioni per tardiva dichiarazione. Quindi adesso ci sarà questa parte che viene fuori da una screvatura forte, perché la parte che non avete visto,
una scrematura forte che comunque continua, anche se in maniera limitata, di tutto quello che in qualche modo non andava censito. Non andava censito come rende presunto, di cui diciamo per, abbiamo verificato sia come ufficio sulla scorta delle istanze, in qualche modo si è cercato faticosamente di guardare, adesso si sta riguardando, c'è stata un'importante azione di filtro di tutto quello che era il fabbricato di presunto. Siamo un'azione di filtro che ha comportato su quello che era rimasto, non ancora diciamo né censito o pagato come avvisi di accertamenti, sostanzialmente una riduzione di un circa da un 15 a un 25%. Questo è la, quindi dipende dalle tipologie, quindi una scrematura neanche troppo limitata. Seconda cosa che viene, secondo nodo che arriva dal pettine, sono i fabbricati rurali, e questo è un po' peggiore dei mai dichiarati della provincia di Avellino, che nella provincia di Avellino i fabbricati mai dichiarati noi non eravamo in pole position a livello regionale, per i fabbricati rurali abbiamo una posizione di assoluto vertice, e questo mi fa piacere, almeno per una cosa. Subito dopo la provincia di Salerno, che Salerno aveva, aveva il vertice sia per i fabbricati medievali sia per i rurali. Salerno va a gonfie vele, oltre che nel nostro campionato di Serie B, va a gonfie vele. Noi, per quanto riguarda i fabbricati rurali, noi abbiamo ancora, che risultano con quei codici che ci sono stati illustrati, ancora circa 50.000 unità che devono essere censiti come fabbricati urbani, e quindi perché abbiamo l'obbligo di farlo entro il 2017? Abbiamo l'obbligo di farlo nel 2017 perché c'era l'obbligo per i fabbricati che mantenevano i requisiti di ruralità di essere censiti al fabbricato urbano entro il 30 novembre 2012. I famosi 5 anni, anni solari, il 31 dicembre del quinto anno successivo, e quindi in qualche modo bisogna andare a verificare che succede, ma è la stessa cosa che è successo per i fabbricati mai dichiarati. Quindi adesso ci hanno dato a noi per lavorare, ma anche ai contribuenti per andare a verificare, hanno dato questo elenco in base al comunicato stampa che voi penso abbiate letto, il comunicato stampa del 16 gennaio 2017, che noi tra l'altro ci stiamo organizzando per in qualche modo, di cui vogliamo sollecitare un'ulteriore diffusione, chiedendola ai comuni, perché i comuni spesso e volentieri sono la nota dolente di tutto questo, di tutta questa organizzazione, perché i comuni dovrebbero essere l'ente, l'amministrazione che dovrebbe avere interesse in qualche modo a lavorare al nostro fianco, non necessariamente per censire, ma anche per non censire, comunque per avere un quadro chiaro della situazione. Invece spesso i comuni, con i comuni c'è una, non tutti i comuni allo stesso modo, ma si fatica molto a collaborare, a chiedere collaborazione, perché hanno difficoltà, obiettivamente hanno anche difficoltà organizzative al loro interno, lo capiamo. Però insomma, anche laddove si capisce che non ci sono difficoltà organizzative, vediamo che c'è una difficoltà forte nel rispondere a quelle che sono le nostre sollecitazioni. C'è la resistenza. Io ho detto difficoltà, ma tu sai c'è resistenza. La difficoltà forte nel che capisco che ci possono essere, comprendo che ci sono problemi di carattere politico, però alla fine noi lavoriamo soprattutto per dare una base ai comuni per la loro attività di fiscalità locale, quindi sarebbe auspicabile che loro stessi collaborassero. Scadenza e termine 30 novembre 2012, 5 anni, 31 dicembre, quinto anno successivo, 31 dicembre 2017.
Ora il nostro, quindi hanno dato a noi lo strumento per andare a fare una verifica, hanno dato anche lo strumento ai contribuenti, perché tutte le particelle sono, l'elenco delle particelle è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e quindi comunicato stampa chiarisce come si può raggiungere questa elenco, e poi eventualmente si possono utilizzare degli strumenti che sono messi a disposizione tramite il contact center, oppure stampando un modulo e chiedendo a noi in qualche modo di intervenire sulle banche dati, laddove ci sono dei problemi, delle segnalazioni su problemi, sempre su modelli 26 non registrati o cose d'altro genere. Il fatto che in provincia di Avellino ci siano circa 50.000 unità di agenzia urbana evidentemente segnala che probabilmente c'è stato qualche problema. Indubbiamente noi siamo una provincia rurale, abbiamo una caratteristica spiccatamente, però evidentemente c'è stato qualche problema, forse sicuramente da parte nostra, ex Catastro, ex Agenzia del Territorio, qui ci saranno dei modelli 26 inevasi. Però probabilmente ci sta anche un problema da parte dei contribuenti, che hanno in qualche modo lasciato correre queste situazioni. Ora, lo strumento che è dato a noi è quello di andare a verificare. Noi in questa sede stiamo, in questa fase, stiamo mediante strumenti che ci hanno anche innovativi, pure quelli in corso di sperimentazione che ci hanno fornito, noi abbiamo la possibilità, stiamo mediante verifica e controllo, mediante l'ortofoto, mediante utilizzando gli strumenti anche di Street View, in questa fase ci stiamo rendendo conto di quanti di questi fabbricati rurali sono effettivamente, corrispondono effettivamente a fabbricati ancora esistenti. Spesso e volentieri noi abbiamo fabbricati, in corrispondenza di queste sagome di fabbricati rurali, spesso e volentieri non abbiamo più niente sul territorio, soprattutto nelle zone rurali. Nelle zone urbane la situazione è un po' differente, perché spesso e volentieri abbiamo la duplicazione del fabbricato, abbiamo la duplicazione di un fabbricato con fabbricati già censiti all'urbano, per i quali però comunque risulta, mentre voglio dire il fabbricato rurale che sta in piena campagna, dove non c'è alberatura, tanto per intenderci, ed è raggiungibile, oppure ci sta alberatura ma è raggiungibile in qualche modo anche da una strada, per cui si riesce a vedere se sotto gli alberi ci sta o non ci sta qualcosa, mentre per quelli è facile decidere, non ci sta niente, noi passiamo appresso. In questa fase non andiamo ancora a intervenire sulla banca dati, sia cartografica che censuale. In questa fase, visti i numeri, stiamo facendo un censimento, nel senso che stiamo dicendo tutti quelli che vediamo non ci sono, sulle particelle su cui non ci sono fabbricati, li guarderemo e approfondiremo la situazione. Laddove invece ci sono dei fabbricati, per cui ad esempio o c'è un fabbricato e non risulta niente all'urbano, oppure c'è un fabbricato promiscuo per cui ci stanno ancora dei subalterni rurali, ancora dei subalterni dei subalterni urbani, laddove non è possibile capire se i subalterni urbani in qualche modo coprono tutti, hanno in qualche modo coperto tutti i subalterni urbani, a volte capita, ci è capitato che andiamo nell'andare a vedere il mappale ce ne rendiamo conto che le planimetrie ci fanno capire che tutti i subalterni sono censiti, mentre tutti i subalterni sono censiti ci rendiamo conto che invece è stato qualche subalterno rurale non è stato soppresso, quindi in qualche modo lì in qualche modo dobbiamo rimandare in ogni caso a una richiesta da parte al contribuente di quelle che potrebbero essere delle motivazioni di questa discrepanza. Quindi ci sono queste due fasi. Sta la fase per cui si dirà passiamo all'anno prossimo, passiamo alla prossima valutazione laddove il fabbricato non esiste, oppure il fabbricato si vede con fabbricato diluto, è un fabbricato pure in corso di costruzione, insomma ci rendiamo conto che il fabbricato non è obbligatorio, è obbligatamente da censire all'urbano, e invece laddove la situazione non è chiara, oppure è chiaro che il fabbricato non è stato passato all'urbano, in qualche modo si demanda a una comunicazione da farsi al contribuente per chiedere notizie sulla questione. E questa è la comunicazione a cui faceva riferimento il giovane da Santa Suosso. Ci sarà una comunicazione al contribuente nel quale si chiederanno notizie sul fabbricato rurale.
anche soldi, nel senso che diciamo laddove invece è chiaro che laddove è chiaro invece che lì c'è stata un'omissione di censimento del fabbricato, ci saranno le sanzioni per omessa di dimensione. Quindi sono due tipi di richieste che voi manderete. Allora, no, la richiesta è una. No, comunicazione. La comunicazione è una. Diciamo laddove è chiaro, laddove c'è un'incertezza, la comunicazione chiederà la parte, ok? Chiederà la parte e dirà: ma questo fabbricato rurale che fine ha fatto? La parte ci dirà: ma sta così. C'è un'altra condizione in cui è chiaro che il fabbricato non è stato censito, e lì parte la sanzione. Allora, per il momento, come ordine di grandezza, diciamo siamo su quello che abbiamo esaminato. La grossa parte si divide fra quelli i fabbricati per cui non bisogna fare più, non bisogna chiedere nulla perché si è visto che non c'è niente sul territorio, quindi si rimanda un esame successivo, e i fabbricati per cui bisogna chiedere informazioni, su cui c'è un'incertezza. La parte quella su cui già abbiamo chiare le idee su fabbricati, se si tratta di un fabbricato va censito all'urbano, che non è stato censito, diciamo rappresenta in questo momento una minoranza. Perché anche per una questione, voglio dire, di essere sicuri di quello che facciamo, non vogliamo essere sicuri di mandare una sanzione che poi in qualche modo possa essere non corretta, e quindi innescare un discorso di autotutele che poi è difficilmente gestibile a dei tempi più lunghi. Un accenno al problema delle sanzioni. Il problema delle sanzioni, che è un problema molto caro ai tecnici, ai contribuenti, giustamente. Dunque, stiamo risolvendo problematiche. Sì, vabbè, scusate. Allora, le tipologie di sanzioni. Laddove il fabbricato doveva essere censito, è un fabbricato che continua a mantenere i requisiti di qualità, a questo diciamo la violazione dell'obbligo, considerato che non è stato censito all'urbano, decorre dal primo giorno dopo il 30 novembre 2012. Da quel momento decorre il lasso di tempo nel quale si calcola la sanzione. Questa sanzione, vi ho detto, può essere contestabile alla parte entro il 31 dicembre, quindi l'anno successivo, quindi il 31 dicembre del 2017. La sanzione sarà una sanzione per omessa dichiarazione nel momento in cui, anche di fronte a una richiesta da parte di chiarimenti, non ci sarà nessuna forma di risposta, ci sarà una forma di risposta in cui si prenderà tempo, si dirà, ma insomma, a quel punto noi dovremo decidere di emanare l'omessa dichiarazione. È già in corso di contestazione le sanzioni per tardiva dichiarazione, cioè tutti quegli accatastamenti fabbricati che hanno mantenuto i requisiti di qualità successivamente al 30 novembre 2012 già sono in corso di contestazione queste sanzioni. Entrambe le sanzioni prevedono l'importo minimo che vale 1.000 euro all'importo massimo 8.000 euro. Naturalmente, come avete visto, come avete avuto modo di vedere, anche nelle sanzioni quelle ordinarie, l'importo, noi partiamo sempre dall'importo minimo. Perché sostanzialmente la differenza fra importo minimo e importo massimo è dovuta al fatto che dovuta sostanzialmente a una valutazione anche sulla recidività, sul passato di quello che è il contribuente. Sono valutazioni che noi non siamo in grado di fare, che c'è una sorta di elenco, di casellario, in cui riusciamo a vedere quante violazioni ha fatto il contribuente. Tra l'altro è una materia in cui è difficile avere più violazioni sulla stessa materia, voglio dire, perché in un accatastamenti di fabbricati rurali, voglio dire, è difficile che possa aver fatti più di uno. Insomma, però noi partiamo sempre dai 1.032 euro. Ecco perché i famosi 172, perché voi sapete... Un sesto. Perché un sesto?
perché l'avvenimento operoso non è il 172, voglio dire, perché sono 172 adesso? Siamo arrivati a un sesto, perché si è partiti da un decimo, un ottavo, un settimo, un sesto. Voi sapevate che prima il ravvedimento operoso era applicabile entro l'anno, ed era entro i primi 90 giorni era un decimo, tra 90 giorni a un anno era un ottavo. Adesso è stata estesa, nel senso, per tutti i 5 anni in cui è possibile contestare la sanzione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Tra l'altro, e questa è una cosa positiva del fatto che noi siamo andati nelle entrate, mentre prima noi applicavamo il ravvedimento operoso con la famosa facendo riferimento al fatto che dovesse essere richiesto contestualmente, adesso il contestualmente è stato allargato, questo grazie alle entrate, dobbiamo dire. Contestualmente è stata allargata, nel senso che può essere fatto fino a che è contestabile la sanzione, quindi entro i 5 anni solari, a meno che non vi sia già arrivato l'avviso l'atto di contestazione della sanzione. A quel punto non ci sia più niente, c'è la sanzione da pagare, quindi si innesca poi il terzo rispetto al pagamento di 60 giorni, quindi cambiamo la tipologia. Quindi quindi dopo nell'ambito fino a un decimo di 90 giorni, un ottavo nel primo anno, un settimo entro 2 anni e un sesto fino a 5 anni. Ecco perché il famoso 172 euro, perché stiamo nell'arco di 2 anni, 5 anni. Ecco perché adesso andiamo direttamente a dire 172. Non avrebbe senso fare tutto quanto la scaletta, anche se esiste, è a posto. Questi sono i fabbricati, quindi abbiamo detto omessa nel caso di mancato accatastamento, tardiva che è già in corso. Per quanto riguarda i fabbricati rurali che non hanno più il requisito di novità, ok? Hanno perso il requisito di novità, questo va nella categoria sostanzialmente ordinaria. Ritornano in quella che è la categoria ordinaria. Hanno perso i requisiti da più di 5 anni, quindi esatto. Esatto, la sanzione non dovrebbe essere applicata, però è chiaro, qua fa in qualche modo fa fede l'indicazione. Allora, in questo devo dire che è un po' carente il nostro strumento di dichiarazione del DOCFA, perché se la normativa, che sono famosi articoli 20 e 28 del 652 del 7, insomma quello famoso vecchio 652 al 39, il nostro DOCFA prevede date di ultimazione della voce. E questo vi mette a botte in difficoltà, io lo so perché mi confronto spesso con voi. Date ultimazione lavori. Io per la verità ho avuto modo di trattare questa cosa anche quando sono stato a Salerno, e lì abbiamo dato un'indicazione un po' forzata per la verità, di considerare la data ultimazione lavori come data di perdita di visibilità e precisarlo nella relazione tecnica, in maniera tale che questo potesse consentire al sistema, che il sistema va a prendere in automatico i 30 giorni, di poter scattare, poter in qualche modo selezionare tutti i documenti che sono in sanzione, naturalmente, in maniera ed evitare inutili diatribe fra noi e voi, perché dice no, ma è messa la ultimazione, però è rivisita persi 40 anni fa. Quindi voglio dire, se è un fabbricato rurale, la data ultimazione del lavoro non è che ci serve granché, a noi ci serve la data di perdita di visibilità, e quindi quello dovrebbe essere il riferimento. Però insomma, io non posso obbligare a indicare una cosa differente, posso consigliare a fare in questo modo qua, che potrebbe essere utile ad avere un più facile colloquio con... Trattandolo come documento ordinario, però, può sempre... Ordinato, sì. Sì, in effetti sì, perché si tratta di fabbricati che per cui o sono dichiarazioni di unità ordinaria, dichiarazioni perché di fabbricati che da esenti passano a non esenti, che poi la normativa è la stessa, voglio dire, il riferimento normativo è lo stesso. Quindi per quello sono due fattispecie differenti. Quindi questo è il problema fondamentale. Poi questo per la verità non è molto applicato, però mi aspetto che anche questo potrebbe essere oggetto di applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. E sarebbe sostanzialmente, perché questo è previsto tra tutte quelle che sono le fattispecie che sanzionabili anche ai sensi della nostra circolare 2, famosa e famigerata, sulle sanzioni, sono i famosi omissioni, dichiarazioni in aumento del reddito domenicale ed agrario.
E questo c'entra con tutto quello che stiamo facendo, perché seppure in qualche modo dovessimo ritrovare, perché questa è una delle cose che più ci sta mettendo a volte in difficoltà a noi nell'operare su questa materia, perché a volte troviamo che il fabbricato è completamente inesistente, sta in mezzo alla piena campagna, non c'è stato niente, completamente niente. Ora, a questo punto, che qualità ha quella particella? È oggetto di sanzione quella particella per omessa dichiarazione di cambio di qualità? Potrebbe essere sicuramente, e questo comporta anche la possibilità di omissione della sanzione su questa questione. Sicuramente non è operazione che avverrà quest'anno, perché quest'anno stiamo facendo questa scrematura su fabbricati ci stanno, fabbricati ci stanno, sanzioni su fabbricati rurali sì, fabbricati rurali no. Però potrebbe essere, voglio dire, anche l'amministrazione ci chiede di valutare questa condizione, se in qualche modo si ritiene che lì ci sia una variazione culturale sanzionabile. Immagino che in futuro è possibile che ci sia, voglio dire, anche in maniera automatica ci sia un invio di sanzioni alle parti. Io penso che come descrizione generale va bene, quindi possiamo entrare più nello specifico con quello che dirà l'ingegnere. Passiamo a questa parola. Giornalieri, ma insomma convegni che in ufficio vengono spesso. Il tema che ci riguarda è un tema molto a cuore all'agenzia, in quanto riguarda i fabbricati rurali che devono essere passati al catasto fabbricati secondo un decreto legge che è stato richiamato la regione del San Cusosso dall'ingegnere Lecchi e dall'ingegnere Lano nel 2011. Ora, questi fabbricati rurali in effetti cosa sono? Lo sapete tutti, però è meglio, come dire, fare un focus, poi vedremo meglio che cosa sono questi fabbricati rurali da passare al catasto fabbricati. Ora, l'aggettivo rurale richiama al concetto di campagna, ovviamente, perché tra l'altro campagna in latino è rus rubis, quindi è un termine che richiama alla campagna, perché i fabbricati rurali anticamente e anche oggi stanno nelle campagne, cioè stanno nelle zone extraurbane. Però non tutti i fabbricati che stanno nelle campagne, ahimè, sono rurali. Rurali in che senso? Nel senso stabilito dal legislatore, e poi vedremo quali sono le caratteristiche che il legislatore attribuisce al fabbricato rurale dal punto di vista fiscale, perché come sapete una volta il fabbricato rurale non aveva un reddito di per sé, un reddito autonomo, in quanto si considerava l'azienda agricola, e quindi il reddito eventuale del fabbricato rurale veniva conglobato nel reddito dominicale dell'azienda. Cioè sostanzialmente il fabbricato rurale, facendo parte dell'azienda agricola, era considerato una pertinenza della stessa. Ora, il lavoro di cui ha parlato anche l'ingegnere Adamo e il presidente Santososso, sempre Santososso delegato alla commissione catasto, questo fatto qua riguarda il lavoro di pulizia, di scrematura che bisogna fare in catasto, perché
non tutti i titolari del diritto reale di queste particelle che sono censite in cartografia oppure nel catasto censuale o catastale hanno provveduto al decreto, perché ora vedremo, decreto del 2015. In che senso? Nel senso che ancora oggi troviamo nelle nostre banche dati troviamo una migliaia di particelle che hanno la denominazione rurale nei nostri atti, e questa denominazione rurale non ha più motivo di esistere proprio perché il legislatore ha parato queste leggi. Allora, vediamo un poco. Ecco, l'articolo legge di questo decreto del 6 dicembre 2015, numero 201, richiama il fatto che entro il 30 novembre bisognava dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali censiti al catasto terreno. In effetti, se al primo dicembre c'erano le caratteristiche rurali, poi vedremo quali sono, previste dalla legge, i titolari del diritto reale, quindi i proprietari, i possessori, eccetera, dovevano trasferire al catasto fabbricati l'immobile. Ora, le sanzioni di cui all'articolo 13,14 della legge 201, tenete presente che queste slide, se volete, vi saranno fornite, dice appunto questo, dice che bisognava passare questi fabbricati al catasto fabbricato. Quindi per i fabbricati invece che avevano perso prima del primo dicembre 2012 queste caratteristiche, bisogna fare riferimento al fatto che, perdendo le caratteristiche di ruralità, entro 30 giorni passano dalle categorie esenti tra virgolette, perché il reddito veniva considerato nell'ambito dell'azienda agricola, questi fabbricati dopo 30 giorni della perdita dei requisiti di ruralità vanno passati al catasto fabbricati alla stregua dei fabbricati nuovi che hanno il termine di 30 giorni per essere accatastati da quando diventano utilizzabili all'uso cui sono destinati. Ora qui vedete le varie regioni, cioè è stato fatto a un certo punto, è stato fatto qualche anno fa, la vuoi alzare? Allora, come vedete è stata fatta una rilevazione da parte della nostra direzione centrale qualche mese fa, regione per regione, e sono stati individuati nelle banche dati il numero dei fabbricati rurali che esistono in archivio. Come vedete la Campania ha 194.000 circa fabbricati rurali ed è quasi in composition insieme alla Lombardia, insieme alla Sicilia, al Piemonte, ad Avellino i fabbricati rurali
sono in totale 61.487. Tenete presente che questo archivio è dinamico, quindi a quell'epoca, quando sono state fatte, qualche mese fa, quando sono state fatte queste rilevazioni, erano queste cifre, 62.487 e 48.343 da trattare quest'anno. E poi vedremo alla prossima slide quali trattare quest'anno e quali invece di interesse futuro che tratteremo l'anno prossimo. Come vedete, 35 per noi significa fabbricato finale, fabbricato finale, esatto. Come vedete, soltanto la provincia di Salerno ne ha di più, perché poi Caserta per esempio ne ha 21.000, Napoli 25.000, quindi diciamo la provincia di Avellino ne ha un numero anche forse per la peculiarità che la contraddistingue, ne ha un numero abbastanza alto. Ecco quelli là che diciamo fanno parte di quei 48.000, sono, lo diceva prima l'ingegner Adamo, sono i fabbricati promiscui, che sai che hanno il codice di qualità 278, poi i fabbricati rurali veri e propri col codice 279, i fabbricati rurali divisi in subalterni col codice 281 e così via. Come vedete, c'è sempre, compare sempre l'aggettivo rurale. Allora, laddove compare l'aggettivo rurale, li dobbiamo trattare quest'anno. E non mi nascondo che li stiamo trattando con una certa efficacia, con un certo successo. Proprio ieri abbiamo fatto una rilevazione di quanto adesso fatto e siamo arrivati a qualcosa come 14.000 particelle fabbricati già esaminati. Il già esaminato significa che ovviamente dobbiamo approfondire la nostra indagine e ora vedremo in che cosa consiste questo approfondimento. Intanto l'agenzia si è mossa tempestivamente pubblicando nel sito internet tutti gli identificativi degli immobili ricadenti nella fattispecie in commento. Questo significa che ogni cittadino e quindi anche voi potreste, consultando il sito agenziadelleentrate.it, potete ricavare per ogni comune o nello specifico la particella che potesse ricadere nell'elenco incriminato tra virgolette. E non solo, l'agenzia si è preoccupata di predisporre una apposita comunicazione da inviarsi a livello centrale a tutti coloro che risultano ancora intestatari di questi fabbricati rurali. Quindi ha cercato nell'ambito della compliance, cioè nell'ambito dell'apporto di trasparenza e di collaborazione, ha cercato di dare la massima diffusione su tutto il territorio nazionale di questo procedimento, in maniera tale che, come diceva l'ingegner Adamo, si possa provvedere tempestivamente da parte del cittadino, ovviamente attraverso il conferimento al tecnico, di provvedere in tal senso con una riduzione, questo è importante, con una riduzione della sanzione che passa da 1032, qual è il minimo, 1032 a 8000 eccetera, ma non lo sappiamo mai, a meno di una dimostrata recidiva
quindi è il dirigente dell'ufficio a decidere. Però insomma, diciamo che ordinariamente noi consideriamo soltanto la sanzione del 1032 e attraverso il ravvedimento operoso, che ora vi farò vedere come operare, potreste con semplicemente 172 euro da parte del contribuente, potreste ottemperare alla predisposizione del DOC, perché cioè, di quello poi si tratta, cioè la parte vi conferisce l'incarico, conferisce ai tecnici l'incarico di trasferire questo immobile rurale al catasto terreni con la ordinaria procedura DOC ai sensi del decreto 701 del 1994. Sono 132 euro, un sesto di 1032, 132 euro a unità per quanto riguarda il capimento però. Allora, la predisposizione di contestazione delle sanzioni per mancata dichiarazione con procedure centralizzate. Quindi vi faccio vedere come fare, ma molti lo sanno già, come fare sul sito ad andare a reperire questo elenco. Basta andare quindi in www.agenzia delle entrate, servizi catastali e ipotecari online, cliccare i fabbricati rurali, ricerca particelle, e avere quindi con l'accesso al servizio la provincia interessata, per esempio Avellino, e addirittura avere un elenco di tutta la provincia, ma del comune che si andrà a visitare, sicuramente avere un elenco completo. Anche per foglio. Anche per foglio. Ora, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, dobbiamo dire questo, che i fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione che devono considerarsi mobili urbani, a norma dell'articolo 4, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico entro 30 giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili, e questo lo sapete benissimo, all'uso cui sono destinati, ancorché esenti temporaneamente o permanentemente dai tributi immobiliari per un soggetto a imposta. Vi ricordo che il termine è stato stabilito in 30 giorni già dal 2006, quando prima era il 31 gennaio del mese successivo, dell'anno successivo. Quindi questo termine è più stringente adesso. Ve lo lascio come slide, però la cosa che ci tenevo a dire è che in effetti potreste, prima di inviare il DOC, richiedere, qui si vede, forse non si vede benissimo perché non è chiaro, però prima di inviare il DOC, relativamente al ravvedimento operoso, potreste compilare il ravvedimento operoso che è già impostato oltre i due anni, con 172 euro ad unità, e quindi in automatico provvedere anche all'avvenimento operoso e quindi completare l'iter senza che l'ufficio possa richiedervi in seguito tale sì, tutte quelle cose, cioè con Compta potete fare contemporaneamente l'accatastamento da passare quindi al catasto fabbricato più la sanzione con l'avvenimento operoso, e quindi risparmiare insomma un bel po', perché un sesto rispetto a 1032 o un terzo
o un terzo se pagata entro 90 giorni, se vi arriva la sanzione con l'atto di contestazione, potreste pagare 1032 euro oppure un terzo se pagate entro 60 giorni. Però pagare già con DOC, quindi con l'utilizzo di una procedura diciamo telematica, pagare già un terzo secondo me è meglio. Poi se è tale, un fabbricato che può essere magari anche in città, può essere in un comune dove non c'è l'azienda, eccetera. Allora, intanto in formato Word ho preparato, intanto il fabbricato non deve avere caratteristiche di lusso. Le caratteristiche di lusso sono quelle previste da un decreto ministeriale del 69, eccetera. Allora, qui per esempio ho una scheda che vi darò, ma giusto per avere una guida e per essere condotti, diciamo, passo passo, non sono le caratteristiche soggettive. Voi sapete che per i fabbricati ad abitazione, per i fabbricati oggetto di abitazione, per abitazione, bisogna soddisfare sia le caratteristiche oggettive sia le caratteristiche soggettive, per esempio l'iscrizione nella l'iscrizione del soggetto alla Camera del Commercio, l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'impresa agricola. Per i fabbricati invece che sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, strumentale che cosa intendo? Strumentale intendo che sono dei fabbricati complementari all'azienda agricola. Faccio un esempio, un fabbricato destinato per esempio al ricovero degli animali, un fabbricato destinato per esempio al ricovero degli attrezzi agricoli, eccetera. Allora, diciamo, questa scheda vi può essere utile, nel senso che troverete nella prima riga sopra, troverete i casi che state esaminando per esempio in quel momento, e come vedete ci sono delle celle che sono oscurate, sono delle celle che sono oscurate e che voi non dovete considerare. Vi faccio un esempio, per esempio, ecco, nella terza cella della prima riga c'è costruzione strumentale, per esempio, dell'attività di allevamento e ricovero degli animali. Avete presente? Allora voi andate giù, non considerate le celle che sono oscurate e andate direttamente a quelle che sono libere, che sono bianche, e alla fine avete la possibilità con pochi passi di stabilire se, ovviamente non deve avere caratteristiche di ruralità e lo vediamo in una terza scheda, siete in condizioni di stabilire se quel fabbricato che state esaminando è rurale oppure meno, e così via. Questa è una prima scheda. Una seconda scheda riguarda invece i fabbricati che sono destinati ad abitazione, vediamo un po', sono questi, ecco qua, la stessa cosa qua, faccio un esempio, per esempio, se andate alla prima riga, per esempio alla prima cella, cominciamo, soggetto il fabbricato è autorizzato quale abitazione del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, eccetera, eccetera, è inutile andare a vedere le celle che sono oscurate, andate a vedere semplicemente le celle bianche, in maniera tale che alla fine, se tutte le celle bianche sono
sono state quindi oggetto di attenzione e hanno quelle caratteristiche, il fabbricato è rurale. Alla fine del foglio in formato Word trovate anche le condizioni di carattere rurale. E questo ritengo che sia una cosa che almeno vi può essere utile. Io ve la consegno dopo, anche per avere una maggiore contezza di quello che stiamo parlando, perché il fabbricato rurale, e insomma, nel corso dei decenni, come sapete, ha avuto diverse interpretazioni, anche devo dire del legislatore. L'ultima, per esempio, è stata quella di qualche anno fa, laddove addirittura il legislatore aveva considerato soltanto rurale gli A6, se vi ricordate, sì. E il B10, tant'è che c'è stato un momento in cui anche il Santo Sosso ha presentato queste cose. Allora, poi fabbricati di lusso, ecco qua, anche questo vi è utile per capire se è un fabbricato di lusso, perché se un fabbricato è di lusso, in ogni caso non è rurale. Quindi voglio dire, il rurale non è un fabbricato che uno dice sta in campagna ed è rurale, no. Non è così. Attenzione quindi a fare un focus sul fabbricato che state considerando. E anche qui il decreto del Ministero per i Lavori Pubblici dell'agosto del 69 stabilisce in maniera puntuale quali sono gli elementi. Vi ricordo che ci sono degli elementi che verificato pure uno, per esempio quella della superficie di 240 metri, è già di lusso, però ce ne sono altri, sono quattro che se sono verificati il fabbricato è pure di lusso. E in questa scheda che vi darò, ovviamente ci sono delle indicazioni molto utili per voi, almeno ritengo. Poi vi volevo dire, anche per finire, così lasciamo spazio poi ad eventuali domande poste, vi volevo dire qual è oggi lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte intendo cosa dovete fare praticamente. Vi ricordo che con DOCFA ovviamente potete operare, potete presentare il DOCFA laddove c'è una variazione del fabbricato. Supponiamo per esempio che questo fabbricato, non so, venga ampliato, oppure sia un fabbricato di nuova costruzione che ha le caratteristiche queste di ruralità. Allora, in questo caso voi dovete presentare un DOC, ma un DOC dove nella tendina che il programma vi chiederà, ovviamente dovete fare riferimento alla ruralità. Però per esempio, facciamo un esempio, un fabbricato che non ha alcuna variazione, quindi non ha alcun motivo di essere variato dal punto di vista, intendo, geometrico, dal punto di vista geometrico nelle nostre banche dati, può perdere le caratteristiche di ruralità. Se già c'è il sito all'urbano, può perdere le caratteristiche di ruralità. Allora, in questo caso, non è che bisogna fare il DOC, bisogna fare una semplice, si chiama richiesta di ruralità,
dove si dice che dal giorno X, dal giorno Tavola Italia, si sono perse le caratteristiche di ruralità. A questo punto è anche facile dire, ma perché si sono perse le caratteristiche di ruralità? Ma è semplice, basta che, per esempio, nel caso dei fabbricati, dico dei fabbricati ad abitazione, per esempio, no? Laddove c'era il concorso delle due caratteristiche soggettive e oggettive, basta per esempio che il soggetto sia diverso, cioè io trasferisco, io per esempio avevo le caratteristiche di ruralità perché ero un soggetto conduttore di fondo, cioè trasferisco per esempio all'ingegnere Adamo il fabbricato che e lui non ha magari le caratteristiche diciamo soggettive per mantenere questa ruralità, è chiaro che in quel caso si perdono. Allora, se l'immobile è quello lì e non risulta variato in nessun aspetto geometrico, e anche come rendita, ovviamente devo fare soltanto una richiesta, senza fare il DOC, no? Una richiesta di ruralità per perdita di ruralità. Viceversa, quando viene acquisita invece, facciamo il caso inverso, cioè l'ingegnere Adamo che era proprietario di questo terreno, me lo vende, me lo trasferisce, io sono conduttore dell'azienda agricola perché tra l'altro ci sono le caratteristiche oggettive, 10.000 metri quadrati, almeno 10.000 metri quadrati di terreno, oppure coltivazione in serra superiore ai 3.000 metri quadrati, insomma o l'azienda agricola o l'azienda agricola, e dico che il fabbricato si potrebbe trovare nello stesso comune dove c'è l'azienda agricola o anche in un comune confinante, non certamente avere l'azienda agricola per esempio a Paternopoli e magari ad Avellino o il fabbricato rurale, perché insomma lo vieta il co. Allora in questo caso anche si procede all'annotazione, quindi attraverso la presentazione della richiesta di ruralità, alla presentazione quindi in ufficio di questa cosa. Poi vi lascerò eventualmente anche delle slide, insomma, che diciamo riguardano un poco anche quelle questioni che sono legate anche alle caratteristiche oggettive previste dalle varie norme. Per esempio, non è che un fabbricato rurale, per esempio di 50, cioè un fabbricato di 50 stanze, per esempio, 50 locali, 50 vani, può essere un fabbricato rurale, cioè ci deve essere anche una commisurazione tra diciamo i vani e tra l'esigenza dell'azienda e anche in relazione al nucleo familiare, cioè è chiaro che il nucleo familiare composto da due persone insomma ha un trattamento diverso dal nucleo familiare composto da 7 persone, da 10 persone. E poi ci troverete anche delle indicazioni in merito per esempio al pensionato che diciamo usufruisce dei contributi perché è stato in agricoltura, ha pagato quindi i contributi agricoli, ma che si ritrova magari ad essere solo conduttore locatario di un fabbricato. In questi casi come ci si comporta se però alle spalle c'è comunque un conduttore dell'azienda o meno.
quindi diciamo ora non sto, non voglio appesantire perché voglio lasciare spazio anche ad eventuali domande per quanto è possibile rispondere, ma ripeto, vi lascerò queste slide che potrebbero essere utili anche per andare a valutare o meno la ruralità di questo. Vi ringrazio.